Matteo Morovicic, è inviato di Rai 3 dal Veneto, e il suo libro si intitola Lampedusa a mille miglia. È un libro che parla, che affronta tanti temi. Quello centrale è sicuramente quello dell'immigrazione. E io leggendolo mi sono entusiasmato, lui lo sa, l'ho chiamato, ero gasatissimo. Per un motivo, mentre lo leggevo mi è venuta in mente una frase che poi in vista di questa presentazione sono andato a ripescarmi. Dice così, è di Vera Nazzaria, e dice: ogni volta che si legge un buon libro in qualche parte nel mondo, una porta si apre per lasciare entrare un po' di luce. E è esattamente quello che ho pensato leggendolo. È un raggio di luce che va a illuminare una poltiglia grumosa che ormai è diventato l'argomento dell'immigrazione, perché questo continuare a parlarci sopra spesso senza arrivare a nulla rende tutto un po' più scuro, un po' più indefinito. E quindi la prima domanda che ti voglio fare è proprio questo: perché sei andato ad affrontare, hai voluto affrontare un tema così divisivo come quello dei migranti? Grazie intanto per le belle parole, e fondamentalmente perché non ne potevo più neanch'io di vivere in questa guerra tra pro e contro, no? Un po' come siamo sempre tutti noi italiani, viviamo tutte le cose con cui ci confrontiamo come se fossimo dei tifosi di calcio, quindi c'è chi tifa per l'immigrazione e chi tifa contro l'immigrazione. Il tema immigrazione, lo sapete, l'abbiamo vissuto tutti anche qui in Veneto, è qualcosa che va un po' al di là del tifo, no? Anche se l'impostazione è stata sempre questa per tanto. E, è un tema di tante facce, è un tema di complessità, di cronaca, di storie, di racconti, di drammi, di sfruttamento, anche di furberie. E tutto questo è difficile raccontarlo dopo, magari facciamo un po' anche di autocritica come giornalisti, nel senso che troppo spesso ci concentriamo, come ovvio, sulla cronaca, no? E quindi un romanzo forse apre un qualche porta in più. E questa è stata un po' l'idea. Tu hai detto poco fa tante facce. È una delle cose che emerge dal tuo libro, è proprio il fatto che attraverso una storia, che adesso vorrei spiegare brevemente così capite per chi non l'ha letto di che cosa stiamo parlando, è una storia che si presta a diverse interpretazioni e racconta il fenomeno della migrazione sotto punti di vista molto molto diversi. La storia brevemente è questa, è quella di Nini, che è un bambino di 9 anni ed è Lio Narrante, ed è una delle cose che rende molto interessante questo libro, perché viene raccontato e l'intera vicenda viene vista con gli occhi di un bambino e anche con un linguaggio che sei riuscito a rendere molto bene, che è quello infantile. Ed è un bambino che il padre perde il lavoro e decide di lasciare la sua terra d'origine, che era Lampedusa, e trasferirsi a mille miglia, a Bolzano. Lì conosce un altro bambino, quindi la storia si intreccia con quella di un altro bambino che è il suo alter ego, è esattamente l'opposto, è un bambino biondo che parla tedesco, con gli occhi azzurri, e fanno amicizia. In questa storia di amicizia tra questi due bambini si inserisce un terzo bambino, che è Good Luck, che è questo bambino profugo, migrante dall'Africa, che è arrivato a Lampedusa e che aveva incrociato il destino di Nini prima che lui partisse per Bolzano. Ecco, quando dicevo che il fenomeno dell'immigrazione ha tante facce, è anche questo. Noi ormai siamo abituati, quando pensiamo ai migranti ci vengono in mente sempre i
profughi africani o dall'Afghanistan che arrivano, e ci dimentichiamo che i migranti siamo noi, che fino a 15 anni fa il fenomeno, ad esempio, diffusissimo era quello del meridione, cioè anche ancora tutt'oggi, trasferirsi al nord. Per molto tempo la politica ci ha raccontato che ci ha diviso anche su quel tema, per cui quello, i toni che spesso adesso utilizziamo, vengono utilizzati nei confronti degli africani, si utilizzavano ad esempio nelle nostre zone nei confronti dei meridionali. Ecco, tu racconti questa doppia, questo doppio piano di immigrazione, cioè da un lato una famiglia che dal sud si deve trasferire al nord perché manca il lavoro, dall'altra un bambino che con la sua famiglia arriva dall'Africa a Lampedusa. In entrambi i casi ci sono dei genitori che cercano una vita migliore per se stessi e per i propri figli. Ecco, quindi la mia domanda è questa: ti sei chiesto, immagino, che cosa significhi oggi migrare? Chi è il profugo oggi? Immagino che sia una domanda che tu ti sia posto nel raccontare questa doppia migrazione. Sì, anche perché poi dopo, giustamente dici tu, i migranti siamo tutti noi. Io per raccontare questa storia mi sono documentato, come facciamo sempre, perché poi il sangue resta, nel senso che non è una storia totalmente di fantasia, è un libro che parla di Lampedusa e parla di Bolzano come le due ambientazioni principali, quindi io sono stato a Lampedusa, sono stato anche a Bolzano. Quando sono andato a Bolzano, non essendo purtroppo un parlante tedesco, mi piacerebbe tanto, ma il tedesco non lo so, sì, migrante mi sono sentito un po' io. Il migrante inteso nel senso di l'accezione con cui trattiamo i migranti, generalmente noi italiani al momento. Cioè un qualcosa, un corpo estraneo alla società, che arriva e non si sa bene dove mettere. Semplicemente lo vedi, no, dalla toponomastica, perché il termine primo è sempre in tedesco e il secondo è in italiano. Con questo non voglio dire niente, però insomma è pur sempre Italia, una o due domande magari se le fa anche. Tra l'altro hai scelto proprio una città che nell'immaginario, anche Veneto, è tutto tranne che accogliente, proprio per questa cosa, cioè parlano in tedesco quando tu arrivi, sì, e lo racconti anche nel libro, i clienti di un bar che si ostinavano a parlare in tedesco al padre di Nini per metterlo in difficoltà. Sì, che poi è quello che è capitato tranquillamente anche a me, insomma, nel senso, quando vai a prenderti un caffè, ecco, insomma, non sempre capita. Con questo non voglio dire che, adesso mi stanno anche registrando, non voglio assolutamente dire che è bellissima Bolzano, andateci, è meraviglioso, sono super accoglienti e li ringraziamo di esistere, ma al di là di questo, insomma, magari qualche dubbio critico, insomma, uno viene. Quindi il concetto di migrante, secondo me, è un po' un soufflé che si ammoscia, nel classico soufflé, no, che tu speri che venga bene nel forno e poi comincia a perdere di consistenza. Siamo tutti un po' migranti, io stesso il mio cognome lo dice, cioè io sono italiano, purtroppo non parlo una parola di croato, mio nonno era croato e mio padre l'ha perso il croato, e io non so manco che cavolo sia il croato, andando, nonostante vada al mare spesso e volentieri in Croazia. Io stesso a scuola, essendo, come immaginate, anni 90, prima media, insomma, uno è la mosca nera in mezzo a un muro bianco, insomma, cominci a sentire qualche frasetta che ti lascia un po' perplesso, ecco, niente di drammatico, però insomma ti fai anche due domande crescendo, e questo è più o meno quello che il libro racconta, no? Cioè, nell'immigrazione generalmente intesa ci sono tanti flussi di immigrazione diversa. Lampedusa mille miglia è un titolo un po' così, un gioco di parole, anche perché se io comprassi questo libro, mi immaginavo comprare questo libro, la prima idea che mi viene è un libro che calcola le mille miglia da Lampedusa verso sud, perché il tema è quello. Invece è un libro che calcola le mille miglia da Lampedusa verso nord, perché il viaggio è da Lampedusa fino a Bolzano. Sei andato a Lampedusa, che idea ti sei fatto durante per le ricerche di questo libro? Com'è quest'isola e che idea ti sei fatto del sistema di accoglienza che sei venuto a creare in maniera passiva, nel senso che gli abitanti dell'isola non l'hanno mai cercata
questa situazione, però ci si sono trovati e l'hanno affrontata in modo a volte anche eroico. Sì, assolutamente l'hanno affrontata in modo eroico, e che è quello che abbiamo raccontato tante volte noi, però va detto anche che l'hanno affrontata, essendo comunque delle persone, in maniera anche, come dire, un po' meno eroica, con un po' anche di fastidio, perché comunque Lampedusa, io vengo da un paese della provincia di Verona che si chiama Albaredo d'Adige, che è una cosa che mi piace sempre raccontare, perché l'estensione territoriale di Albaredo d'Adige è la stessa di Lampedusa. Gli abitanti di Albaredo d'Adige sono più o meno gli stessi di Lampedusa, 5.500, adesso Lampedusa ne ha un po' di più, 6.000, però insomma questa è la grandezza. Io mi immagino talvolta Albaredo d'Adige come il punto di arrivo per anni di tutta l'immigrazione italiana, e tutto rimane lì in maniera così, come se fosse naturale, come se non fosse un problema dell'amministrazione centrale in primis di questo Stato, e forse ancora in primis dell'Unione Europea. Lampedusa è questo di fatto, è qualcosa che ha vissuto un fenomeno, volente o nolente, se l'è trovato lì. Non so se vi ricordate quando andò a fare messa il Papa dopo il naufragio del 2013, lui aveva il suo bastone era fatto con i legni dei barconi, fatto a croce, no, la sua croce. Io quando sono andato a Lampedusa, siccome sono uno abbastanza curioso di vedere anche i dettagli, sono andato a trovare il falegname che ha fatto questo bastone, che a Lampedusa è rinomato come Albaredo d'Adige, del resto il falegname lo conoscono tutti. E si chiama Tuccio, mi pare, non mi ricordo se Francesco o Salvatore, però vabbè, poco importa. E lui disse una cosa fondamentale: io posso essere contrario o favorevole all'immigrazione, però è la forza della natura, e la forza della natura tu non la fermi, la governi e basta semmai. E poi in piena di questi giorni ero dalle parti vostre ieri a prendere freddo e umido, insomma si governa, non è che uno dice no, il Po non passa, lo devio e lo blocco, c'è, punto. E questo per un po' non è stato fatto, poi l'hanno fatto i lampedusani, tanti l'hanno fatto, tante mamme hanno accolto dei bambini, è stata usanza dell'isola di accogliere bambini naufraghi con le loro madri, finché la madre non avrebbe ripreso le forze, le mamme di Lampedusa prendevano alcune in casa questi bambini. Ci sono le storie su internet che potete trovare tranquillamente. C'è una parola che a me piaceva, che dicono sempre i lampedusani, che per anni Lampedusa è stata lo sbarcatoio d'Europa. Come se arrivassero in container, boom, lì, fine. Poi ci è voluto purtroppo un naufragio, che è un po' il contorno anche della vicenda del libro, quello famoso dell'ottobre del 2013, e lì partì Mare Nostrum, partirono poi le altre operazioni, l'Europa si svegliò un po', insomma, e adesso sembra essersi ancora un po' assopita, secondo me. A proposito, in questo nel tuo lavoro di giornalista sicuramente, forse anche nelle ricerche che hai fatto per il libro, immagino tu ti sia confrontato, oltre che con gli abitanti dell'isola, con la gente di Bolzano, anche con i migranti, con i profughi. Che c'è qualcuno che ti ha ispirato questa storia e comunque che cosa ti hanno lasciato? Allora, il libro, come ricordavi tu prima, è fatto di tre bambini, c'è quello lampedusano, c'è quello bolzanino, si incontrano, capiscono di avere tanto in comune, più di quanto sembri apparentemente, e il tanto in comune che hanno è il fenomeno migratorio, perché nel 2013 l'immigrazione è praticamente un fatto ormai italiano. Si incontrano anche perché sembra che il bambino lampedusano incontri di nuovo a Bolzano un bambino che aveva conosciuto a Lampedusa, che è questo Good Luck, che è un po' il motore poi dell'azione del libro. Ecco, questo Good Luck è in realtà il nome del primo migrante che io ho intervistato, che è un nome un po' tipicamente nigeriano. I nigeriani danno dei nomi, no? Da Hope a Good Luck, sono nomi un po' particolari per noi, però insomma da loro si usa così. E io mi ricordo questo ragazzo, era in momenti, te li ricordi benissimo anche tu, di Quinto di Treviso, dei roghi, non li vogliamo e quant'altro. Quinto di Treviso, per chi non se lo ricordasse, c'era una, è cambiato questo, furono trasferiti
un centinaio di migranti all'interno di un condominio. I residenti di questo condominio, ovviamente gli appartamenti vuoti, presi in gestione da una cooperativa, i residenti di questo condominio scesero, presero o occuparono, diciamo, uscirono loro dai loro appartamenti al grido di noi sotto lo stesso tetto dei profughi non ci vogliamo stare. Poi, quella notte, passarono la prima notte, a metà di quella notte cominciò a circolare una voce che sarebbero arrivati altri profughi, davvero, erano previsti altri 50 arrivi, e che avrebbero occupato altri appartamenti che si trovavano al pian terreno. La gente entrò in quegli appartamenti, tirò fuori i mobili, i materassi, tutto quello che... e diede fuoco nel piazzale del loro condominio a tutti i mobili, in modo tale che i migranti che erano chiusi negli appartamenti dello stabile e spiavano dalle finestre e non capivano, erano terrorizzati, ma non capivano cosa stesse accadendo, vedessero i fuochi a mo' di avvertimento. Quella era stata la notte dei fuochi. Fu un caso nazionale, anche perché poi subentrò un partito politico di estrema destra in qualche modo a coordinare l'azione di questi abitanti. Fu gestita anche politicamente non troppo bene, tanto che il ministro dell'epoca e dell'ora, che se non sbaglio era Alfano, rimosse il prefetto di Treviso per la gestione di questo caso. Nel giro di pochi giorni fu spedita altrove. Scusami, non volevo interrompere, No, te la ma puoi hai spiegare. fatto bene a contestualizzare, anche perché si capisce poi quello che volevo dire. Questo ragazzo qui poi di fatto fu uno di quelli che nell'emergenza, chiamiamola così, anche se insomma è una parola che a me dispiace un po' usare in questo contesto perché l'abbiamo abusata ragionando anche certe volte sul significato parlando di immigrazione. Comunque, nell'emergenza di quei giorni ci fu una cooperativa di Treviso che ospitò alcuni ragazzi e tra questi c'era questo ragazzo che si chiamava Good Luck, che fu il primo che io intervistai. Ed era un ragazzo, aveva avuto una ventina d'anni, insomma, nigeriano, aveva il braccio destro fasciato da qui, da un l'avambraccio fasciato. E lui mi disse che fu una bomba di Boko Haram. Allora, lì per lì uno dice, insomma, storia di un certo tipo, forte, la racconti, poi fai due conti e dici: se fai una media su quanto dura un viaggio dalla Nigeria alla Libia, calcoli quanto aspetti una persona dalla Libia alla Sicilia per fare la traversata, calcoli poi il passaggio dalla Sicilia, e questo qui avrà avuto il braccio fasciato da un anno e mezzo più o meno, no? Allora, cosa vuol dire questo? Non che la sua storia, sia meno significativa di quella che lui voleva raccontare, ma che lui era il classico esempio, probabilmente, del cosiddetto migrante economico, come li abbiamo chiamati, che cerca volontariamente di venire qui per una vita migliore e si trova a raccontare una storia che giustifichi la sua presenza qui, perché il migrante economico non è valutabile dal punto di vista del sistema italiano come richiedente asilo piuttosto che rifugiato. Nel senso che per ottenere il permesso di rimanere in Italia, secondo i vari tipi di permesso ci sono, tu devi dimostrare di essere o un perseguitato o una persona per motivi politici, religiosi, oppure una persona in fuga da una zona di guerra. Adesso Allora era così, adesso è ancora ancora, un po' esatto, più verso stretta ancora. esatto, Vabbè. Però il insomma, nuovo decreto di sicurezza. restiamo ad allora. Restiamo ad allora e questa cosa a me fece riflettere perché tornava prepotentemente il discorso del tifo, no? Cioè io ho di fronte questa persona, mi immagino o l'assolutamente favorevole o l'assolutamente contrario. Quindi tu Nessuno non che... credevi intanto alla sua storia. No, io c'ho anche, potevo anche crederci, però c'è qualcosa da giornalista, c'è qualcosa che ti stona su questa cosa qua. E io però, anche che fosse falsa, credo comunque alla necessità di venire, ok? Una cosa che a me ha sempre fatto riflettere è perché, non mi ricordo chi l'ha detta perché io sulle citazioni purtroppo, però le dico lo stesso. Se tu vai dall'Italia all'estero sei un cervello in fuga, se tu vai dall'Africa nell'Occidente sei un migrante economico. Questo qualcuno un giorno me lo deve spiegare come mai, no? Perché comunque, guarda, i siriani, sui siriani siamo molto più abituati a considerare che abbiano una formazione, i medici, quant'altro, cioè il migrante che tu magari vedi per strada e dici, vabbè, chissà da dove arriva questo, magari è un primario di neurochirurgia, ecco, questa è una delle tante cose, no? Che si è trovato in una situazione di un certo tipo.
E questo a me ha sempre fatto un po' riflettere, quindi quella figura lì è stata un po' anche una fonte di ispirazione per la struttura del libro. Poi è finito che lì aveva 20 anni, qua ne ha 3 e non c'entra niente. Però è rimasto sto nome un po' good luck, che vuol dire buona fortuna, quindi insomma uno spera di arrivare e di poi muoversi.